Benvenuti al mare! Yeah! Rispetto all'anno scorso, quest'anno, siccome siamo un pochino di più, visto che è nato un altro cugine, nipotino, non sono molto brava in queste cose, io e Jimmy siamo in una casa separata. E ogni mattina, praticamente qui ci si dorme solo, siamo tutto il giorno insieme a tutta la famiglia di Jimmy, però la sera veniamo qua a dormire e ovviamente c'è Luna con noi. Siccome ci dispiace lasciarla sola tutto il giorno, abbiamo deciso di portarla con noi nell'altra casa che non sta lontanissimo e per farlo andiamo in bici. Quindi ora siamo pronti per uscire, svegli alle 7 in questi giorni al mare e siamo pronti a mettere il collarino alla bimba che è sempre amore. Sì, sei bravissima. Mettiamo il collarino. Sei pronta ad affrontare il mondo? Ehi. Niente, troppo interessato, dai. Che babbo ci ha preparato le bici. Luna nel cestino che senza asciugamano non ci si mette e partire. Vai! Verso la conquista del mondo, gattino. La portiamo la mattina presto perché non c'è nessuno per strada, quindi meglio, meno macchine, meno persone. E lei così, tranquilla. Giusto il lavastrade, mannaggia. Vabbè, che spettacolo, che cosa meraviglia. Non ce la faccio. Badatela. Bene, nel gettino. Andiamo? Andiamo? Ciao, guarda come sono stata brava. Con la location che più riconoscete. Sì, macchina rossa sempre lì e sotto i pini, bellissimo. Io ora sto facendo colazione, mi sono portato tutte le mie cosine di coro e qui ho messo i cereali, faccio protein power, semi di chia, cerealini vari, frutta, yogurt e via. Questo rumore è la friggitrice d'aria per il cocco. Perfetto, no, perfetto, salvato in corner. Top. Tostatelo sempre. Ormai umanizza. Metti un po' il coltello e forchetta. Veramente ti prendi caffè anche lei. Davvero, ormai. Arriviamo al bagno, guarda che bello, che meraviglia, ma noi andiamo di qua. Qui veramente non c'è mai nessuno, quindi è meraviglioso, anche per questo. Sono social, ma un po' asociale, mi piace stare nel mio. E nulla, comunque,
Stavo pensando su Luna e tutti i discorsi che, soprattutto d'estate, per le vacanze, si fanno sull'abbandono degli animali. E cosa che, cioè, io non potrei mai concepire, ma in più quest'anno mi sento proprio che io non, cioè, non ho l'obbligo, no? Non mi sento obbligata di stare con il mio gatto perché non lo devo abbandonare, ma io voglio stare con il mio gatto, cioè noi potremmo benissimo averla portata con noi, ma lasciarla in quella camera, casa, in cui dormiamo per tutto il giorno, dicendo vabbè, comunque con noi. Però io, cioè, non ce la faccio, cioè io sono venuta qua con Luna per stare con Luna, cioè io l'ho portata per stare con lei, non per dire così non l'ho abbandonata, non l'ho lasciata ai vicini, perché potevo lasciarla, ad esempio, anche ai vicini per 2 mesi. Però proprio per me è un privilegio vivere con Luna ed è per questo per cui ce la portiamo ogni giorno nell'altra casa, non solo per non farla stare da sola, ma anche per poter stare con lei durante il giorno. Cioè mi sembra proprio un po' un approccio diverso, no? Al devo farlo perché è cosa buona e giusta ed è giusto, versus o comunque insieme al lo faccio perché io voglio stare con il mio gatto, io voglio stare con il mio animale, voglio stare con il mio cane, qualunque esso sia. Basta così, ho questo piccolo pensiero e siamo arrivati al mare. C'è la sicurezza, molto bene, e oh, che meraviglia. Qui l'acqua non è che sia granché, diciamo che qua si viene principalmente per il mood che si vive, questa proprio vita da mare, spiaggia, giornate relax. E sarò sincera, dopo tutto un anno di corri, 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 ciò di cui veramente sentiamo di avere bisogno e siamo super grateful di poterlo vivere. Ora, raga, io mi spiaggio qui, lettino, e mi faccio una bella dormita. Io al mare essenzialmente dormo, mangio, arrivo qui, dormo, faccio un bagnetto, bel bagno, mangio, lavoro un pochino, dormo o mi alleno, vengo qui, mangio, dormo. In loop. Sì. E ne vado fiera. Meraviglioso. Praticamente dentro la mia borsa del mare, bellissima, che ho ricevuto quando mi è arrivato tipo un kit del mare di Diego Dalla Palma, ho i miei prodotti solari. Quest'anno sono abbastanza organizzata. Abbiamo stick 50 che uso sul tatuaggio per evitare che si sbiadisca, che si rovini. Già ci ho avuto problemi a farlo bene. Ora è quasi decente, non è che sia totalmente soddisfatta, però vabbè, almeno proteggiamolo. Poi passo subito ai capelli. Ho questo Sun Oil Hair Protection, serve per proteggere i capelli dal sole di System Professional. Quindi mani belle unte. Poi in realtà è un olio veramente particolare perché non unge troppo i capelli o le mani. Poi sarò sincera, mi butto in acqua, quindi anche se sono un po' unti anche alla base, non mi interessa. Ma li mantiene profumatissimi e super super morbidi. Ve lo consiglio un olio per i capelli perché al mare rischiano poi di diventare paglia. E poi ho la crema. Qui si deve essere emozionato qualcosa. E si sparge sempre qualcosa. Questa qua di Diego Dalla Palma. In realtà avrei anche delle 50 che però si è preso Jimmy nell'altra borsa. Quindi per ora, anche visto che è presto, sono le 9:30, si può fare.
Ok, ora sono pronta a lanciarmi sotto il sole a leggere. Lettura di questa prima settimana di mare. Sono tornata alla mia scrittrice preferita, che è Taylor Jenkins Reid. Questo è il suo terz'ultimo libro, I believe, o penultimo. So che me ne mancano pochissimi, infatti me li sono tenuti per quest'estate, nonostante potevo leggerli tutto questo inverno, ma ho detto no, goditeli Silvia, perché la amo un pochino di più di Carrisi e Dicker, devo dire, lo ammetto, mi piacciono troppo i suoi libri, super super consigliati. Basta, vado a stendermi. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time, to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Dopo pranzo o si lavora un po' o riposino, cosa che io preferisco nella vita, e poi, siccome è sempre troppo caldo per andare in spiaggia, verso le 4, esatto, non proprio, però verso le 4 ci mettiamo qui nel nostro angolino dietro la casa. Qui c'è proprio uno spazio fatto apposta, io penso sia stato fatto apposta per i nostri allenamenti sì, d'inverno. C'è questa piattaforma che verso le 4 è all'ombra, ora sono le 5:20, si sta illuminando il sole, quindi è ancora all'ombra e ci alleniamo. Ci siamo appena finiti di allenare, workout preso da Bloomwell, dal mio programma Light and Powerful, allenamento di 30 minuti e si può fare con qualunque cosa, quindi se hai dei manubri bene, così che possano essere anche cambiati, ma come avete visto noi li abbiamo fatti con le bottiglie dell'acqua. Alcuni esercizi erano più tosti di altri, altri erano perfetti, però insomma si può adattare in base alle proprie necessità. Ora piccola doccetta, si rindossa il costume e si va a dormicchiare in spiaggia e bagnetto, però il pomeriggio il mare non è granché, quindi con molta calma si va a guardare il tramonto in spiaggia. Ah, sì. Sei sudato tu? No, poi via. Oh, che credi, non mi ha fatto finta. No. Beh. Ma i capelli di Jimmy? Grazie per la scellata. Grazie a voi per aver visto. Grazie a voi per aver guardato. Questi capelli come sono cresciuti. Mamma mia. Un'altra persona, Jimmy ha ringiovanito 10 anni. Ora forse sono accertate. Sempre stato bellissimo. Vai, andiamo al mare. Andiamo al mare. Questo è quello che io indosso al mare. Una palla di roba. Che poi oggi è anche il mio secondo giorno di ciclo, quindi non è proprio granché. Vabbè. Così, volevo dirvelo. Niente, su questo non ho nient'altro da aggiungere. Let's go. Quindi il primo pomeriggio generalmente a casa, anche perché è veramente caldo, e poi con molta calma torniamo in spiaggia. Infatti sono le 6, oggi tardi, sono le 6:20 e molto molto relax. E si torna in spiaggia per vedere il tramonto. Comunque ragazze, io ve lo dico, qui quella che mi ha fatto la sedotermocromia potrebbe urlare, ma io mi vedo benissimo con questi colori. Guardate questo kimono, mi è appena arrivato da parte di Piume, che è lo stesso brand del costume, ovviamente, visto che è anche abbinato. Perché avevo un po' una carenza di copricostume, Piume mi ha scritto, Cecilia mi ha scritto e mi ha detto Silvia, no, rimediamo subito, ho detto ok, rimediamo, effettivamente. E, nulla, quindi marrone, bianco e tutti gioiellato oro, beigiolino alla borsa, diciamo che non dovrebbero essere i miei colori in palette, ma sapete cosa? Io mi vedo benissimo con questi colori, benissimo.
Potresti essere il Pantone Fashions. Non sono una tinta unita, amore. Per nulla. Non mi sembra per nulla. Però mi vedo benissimo. Come sto? Oh. Come sto? Benissimo. Beh, l'ho istruito bene. Quindi ora tramonto in spiaggia. Yes. E stasera cacciucco. Cacciucco. Cacciucco alla? Livornese. Poi a dire. Ecco, perché praticamente qui abbiamo l'appartamento, abbiamo la casa e si fa una sorta di mix tra volte in cui si cucina, solitamente durante la settimana, principalmente a pranzo, e volte in cui si mangia fuori oppure si ordina da asporto, tendenzialmente quando c'è il papà di Jimmy, punto, che sia pranzo o cena, papà di Jimmy. Lui per l'asporto, per andare a mangiare fuori. Quindi questa sera prendiamo il... Hai finito? Grazie. Questa sera prendiamo il cacciucco da un ristorante qui a Marina e lo mangiamo a casa, visto che oggi tornano tutti, tutti i familiari di Jimmy. Yeah. Quasi tutti, manca Matteo. Teniamolo. Sì. Si mette. Allora? Aspetta, perché questo è un po' giocata. Poi mi sa che alla fine vada a finire male per te. Dai. Allora.